In generale, per calcolare il lavoro che compie una forza su un oggetto mentre l'oggetto si sposta, abbiamo a disposizione tre formule che non possiamo però utilizzare sempre. La prima formula è la forza per lo spostamento per il coseno dell'angolo tra la forza e lo spostamento. Questa la possiamo usare soltanto quando la forza è costante, qui la forza elastica non lo è, perché progressivamente la molla si comprime e fa una forza sempre più intensa. Quindi per calcolare il lavoro che fa la molla tra la posizione B e la posizione C non possiamo usare questa. La seconda formula è quella del teorema del lavoro e dell'energia cinetica, cioè calcolare il lavoro attraverso la differenza di energia cinetica tra il valore finale e il valore iniziale. Ma questa formula la possiamo utilizzare solo quando calcoliamo il lavoro della forza totale. E invece noi vogliamo il lavoro della molla. Andrebbe bene se la molla fosse l'unica forza che agisce durante la compressione, cioè tra B e C. Ma non è questo il caso, perché tra B e C agisce anche la forza peso. Infatti, mentre la molla si comprime sotto l'azione del mattone, la molla spinge il mattone verso l'alto, quindi fa una forza verso l'alto, ma non è l'unica forza, c'è anche la forza di gravità che tira il mattone verso il basso. Quindi se noi applichiamo questa formula non troviamo il lavoro della molla, troviamo il lavoro della forza totale. Forza totale che è la differenza tra la forza di gravità verso il basso e la forza della molla verso l'alto. Sostituendo i valori, l'energia cinetica in C meno quella in B, cioè 0 meno 16,1 joule, otteniamo come risultato meno 16,1 joule, ma ripetiamo che non è il lavoro che fa la molla, è il lavoro che fa la molla e la forza di gravità messe insieme, quindi il lavoro della forza totale. La terza formula per calcolare il lavoro di una forza è utilizzare la differenza delle energie potenziali che si può utilizzare però per le forze conservative, la forza elastica lo è, e quindi possiamo calcolare il lavoro della molla tra B e C come l'energia potenziale elastica all'inizio meno l'energia potenziale elastica alla fine. Qui ho sbagliato, ho invertito le lettere, però il risultato è corretto. Ho corretto l'errore, quindi energia potenziale elastica all'inizio B meno energia potenziale elastica alla fine C. Andiamo a vedere i valori. Energia potenziale elastica in B 0 joule, in C 20, quindi 0 meno 20. E quindi il risultato è meno 20 joule, giustamente un lavoro negativo, un lavoro resistente. Perché mentre il mattone cade e comprime la molla gli fa una forza verso l'alto, mentre il mattone si sposta in basso. Quindi forza elastica e spostamento hanno versi opposti. Lavoro resistente. Questi meno 20 joule sono i joule di energia che hanno cambiato forma e sono diventati energia elastica. Infatti la molla, quando non era compressa, non aveva energia elastica accumulata. E quando è compressa ha accumulato 20 joule di energia elastica, quindi c'è stata una variazione di 20 joule nell'energia accumulata dalla molla. Questi sono i joule in transito, quindi è il lavoro della molla. Ora, anche se non è richiesto, calcoliamo il lavoro che compie non la molla, ma la forza di gravità sul blocco durante la compressione, sempre tra B e C. Stavolta ci aspettiamo un lavoro motore perché la forza di gravità è rivolta in basso, a differenza della forza elastica che era rivolta in alto. Quindi la forza di gravità in basso, il mattone scende in basso, lavoro motore. E infatti troveremo 3,9 joule, a differenza del lavoro della molla, meno 20 joule, un valore negativo. Anche per calcolare il lavoro della forza peso, scriviamo le tre formule e vediamo quale si può applicare, quali sì e quali no. La prima formula, forza peso per spostamento per il coseno dell'angolo. L'angolo abbiamo appena detto adesso che è 0, il lavoro è perfettamente motore, il coseno è 1. Si può applicare questa formula? Sì, perché la forza peso, a differenza della forza elastica di prima, la forza peso è costante, la forza elastica non lo era perché diventava sempre più intensa. La forza peso invece vale mg, sono 39,2 N rivolta in basso, non cambia. Quindi possiamo usare questa formula, lo spostamento è stato di 10 cm da B a C. Quindi il risultato di questo lavoro della forza peso, forza per spostamento, è 3,9 joule circa. La seconda formula per calcolare il lavoro della forza peso non possiamo utilizzare quella con l'energia cinetica, cioè il teorema delle forze vive, sempre per lo stesso motivo, perché di prima, perché la forza peso non è l'unica, c'è anche la forza elastica.
E quindi, come abbiamo trovato prima, questi meno 16,1 joule non sono il lavoro soltanto della forza peso, ma della forza peso e della forza elastica messi insieme. Infine, l'ultima formula, siccome anche la forza peso è conservativa, possiamo calcolare il suo lavoro come differenza tra l'energia gravitazionale all'inizio meno quella alla fine. L'energia gravitazionale all'inizio vuol dire in B, 19,6 joule, alla fine in C, quindi 17 joule. La differenza tra 19,6 e 15,7 è 3,9 joule, quindi ritroviamo lo stesso risultato che avevamo calcolato con la prima formula. Quindi la forza peso fa un lavoro motore di 3,9 joule, che intuitivamente corrispondono a questi 3,9 joule di energia che hanno cambiato forma. Infatti non sono più energia gravitazionale, ma sono passati in altra forma perché l'energia gravitazionale tra B e C è diminuita. Di quanto? Proprio di 3,9 joule. Questi 3,9 joule che hanno cambiato forma è l'energia in transito associata al lavoro della forza di gravità. Inoltre, questi 3,9 joule sono diventati energia elastica, ma non da soli, insieme a questi 16,1 joule di energia cinetica del mattone, che infatti in C non ci sono più perché in C il mattone si ferma. Quindi l'energia elastica che ha accumulato la molla, questi 20 joule, sono così suddivisi, derivano 16,1 joule dall'energia cinetica, che vanno a diventare appunto energia elastica, e 3,9 joule che si perdono di energia gravitazionale e vanno a diventare energia elastica. Quindi l'energia elastica attinge un po' dall'energia cinetica, anzi da tutta l'energia cinetica e da un po' di energia gravitazionale. Come è spiegato qui, tra B e C il blocco perde 16,1 joule di energia cinetica, perde questi, e perde una parte dell'energia potenziale gravitazionale, 3,9 joule. In tutto, questi due, 16,1 e 3,9 joule, fanno 20 joule che sono diventati energia elastica accumulata dalla molla.